Si è appena conclusa nella Basilica di San Pietro la Missa Proligendo Romano Pontefice, il primo atto dell'elezione del nuovo Papa, celebrata da 180 cardinali tra elettori e non elettori. È stato il loro ultimo momento pubblico prima della processione per l'ingresso in conclave, prevista alle 16:30 di oggi. La celebrazione eucaristica in San Pietro è stata presieduta dal cardinale Angelo Sodano, decano del Collegio Cardinalizio. La sua omelia è iniziata con un grazie al Papa Emerito, interrotta da un lungo applauso. Vogliamo offrirci col Cristo al Padre che sta nei cieli per ringraziarlo per l'amorosa assistenza che sempre riserva alla sua Santa Chiesa e in particolare vogliamo ringraziarlo per il luminoso pontificato che ci ha concesso con le vita e le opere del venerato Pontefice Benedetto XVI, al quale in questo momento rinnoviamo tutta la nostra profonda gratitudine. Allo stesso tempo, dicevo, noi vogliamo implorare dal Signore che attraverso la sollecitudine pastorale dei padri cardinali voglia presto concedere un altro buon pastore alla sua Santa Chiesa. Sodano ha sottolineato come la missione affidata ad ogni sacerdote e vescovo, ma ancor di più al Pontefice, sia una missione di misericordia. Gesù, ha detto, è venuto al mondo per rendere presente l'amore del Padre verso gli uomini, un amore che si fa particolarmente notare nel contatto con la sofferenza, l'ingiustizia e la povertà, con tutte le fragilità dell'uomo, sia fisiche che morali. Nel solco di questo servizio d'amore verso la Chiesa e verso l'umanità intera, ha concluso il Cardinale, gli ultimi pontefici sono stati artefici di tante iniziative benefiche anche verso i popoli e la comunità internazionale, promuovendo senza sosta la giustizia e la pace. Preghiamo, ha detto, affinché il futuro Papa possa continuare questa incessante opera a livello mondiale. Amore che spinge i pastori della Chiesa a svolgere la loro missione di servizio.